Ciao famiglia interista! Bentornati sul nostro canale ufficiale di notizie dell'Inter. Preparatevi ad immergervi nella profondità emotiva di notizie che toccheranno il cuore nerazzurro. Gli ultimi aggiornamenti dal mondo del calcio ci portano la notizia tanto attesa e, allo stesso tempo, sorprendente, del cambio di scenario per Romelu Lukaku. Questo annuncio, portato alla luce dal noto giornalista Paolo Condò, ha risuonato come un tuono nei corridoi virtuali e nei circoli di discussione sportiva, portando con sé un misto di nostalgia, realismo finanziario e speranza di traguardi futuri. Prima di entrare nei dettagli vi chiedo di iscrivervi al canale e di lasciare un like, così sarete informati su tutto quello che succede nella squadra nerazzurra. La storia che ora si dipana davanti a noi è quella di un matrimonio che sembrava destinato a realizzarsi già da tempo, l'unione di Lukaku e Inter, per unire le forze del cannoniere belga con la genialità di Dybala. Una coppia di stelle che avrebbe potuto infiammare i prati con il loro innegabile talento. Tuttavia, come spesso accade nel mondo del calcio, le ambizioni non sempre vanno di pari passo con le realtà finanziarie. Le considerazioni di bilancio, che così spesso dettano le decisioni sulla scena sportiva, gettano la loro ombra sull'orizzonte di questa promettente unione. E così, tra scelte complesse e valutazioni meticolose, il destino ha segnato il percorso di Lukaku come protagonista solitario di questo percorso nerazzurro. Essendo un pezzo strategico del tabellone, la decisione spettava alle spalle di Lukaku, mentre il soprannome di imprescelto gli è stato gentilmente affibbiato dal bravo allenatore Inzaghi. Non possiamo fare a meno di ripensarci con una sensazione agrodolce. Le emozioni contrastanti di speranza e desiderio si mescolano mentre Lukaku dice addio a una maglia che ha fatto risplendere con la sua passione e indomabile determinazione. Non si tratta però di un addio completo, ma di un ci vediamo dopo pieno di promesse di emozionanti riunioni sui futuri campi di battaglia. Qual è la tua opinione su questo? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto.